Allora, salve a tutti, sono Giuseppe Russo in arte di Gerusso e oggi vi dimostrerò come sarà facile remixare o creare una canzone. Allora, partiamo subito. Se vogliamo remixare una canzone, allora abbiamo già dei file MIDI. Eccoli qui. Allora, scegliamo il file MIDI che ci interessa. Io ho scelto Alexander Stan, Mr. Saxo Beat. Adesso sentiremo il MIDI. Ecco qui, questo è il file MIDI di partenza. Noi adesso lo andremo a modificare inserendo delle basi diverse e remixandola. Apriamo FL Studio 10. Eccolo qui. Adesso trasciniamo la traccia MIDI diciamo, nel programma e qui andremo ad mettere dei vari parametri che come vorremmo mettere la canzone. Se noi spuntiamo questa, vedremo che la canzone si dividerà in un'unica traccia e non potremo modificare i vari suoni. Adesso spuntata, mettiamo accetta, carichiamo questo MIDI sul programma. Eccolo qui. Si rappresenta come una colonna con dei canali, channel number 1, number 2, number 3, in cui se noi vorremmo sentire solo diciamo un determinato suono, andremo a spuntare tutte le lucine che troviamo sulla sinistra. Adesso qui sentiremo diciamo un determinato suono. Qui sentiremo solo dei battiti. Ecco qui. Ma a noi non ci interessano questi battiti. Facciamo delete, le cancelliamo e andiamo a modificare i vari suoni. Adesso sentiremo quest'altro suono. Ecco qui. Sentiremo quest'altri due suoni messi insieme. Questi sono diciamo, dei MIDI già creati, predisposti per questa canzone, quindi noi non dobbiamo fare altro che modificare con il Nexus le varie parti. Adesso noi abbiamo scelto di modificare questa parte. Allora, con il nostro Nexus andremo, siccome questo, diciamo, già dal suono si è capito che è un basso, andremo a sostituire a nostro piacimento i valori del Nexus, ascoltando naturalmente la traccia. Ecco qui. Allora, questi qui sono i vari suoni che noi potremo inserire, ma ce ne sono tanti altri. Io ho scelto dei pacchi aggiuntivi diversi, poi voi potete scegliere quello che vi pare. Allora, ecco qui. Abbiamo inserito la nostra primo track, cioè la nostra, il primo, diciamo, remix, tra virgolette. Adesso andremo a modificare le come questa. Poi andremo a modificare questa. Sempre con il Nexus. Ecco qui. Poi andiamo a modificare tutte le altre. Adesso per diciamo non ri per risparmiare tempo, diciamo applicherò solo delle determinati suoni. Ecco qui. Adesso portiamo sulla traccia a noi, diciamo, io non ho modificato tutti i parametri, quindi sentiremo solo delle determinate cose.
Adesso, questo qui è il nostro pad. Come possiamo notare, ci troviamo di fronte a un 4 battiti che non vengono utilizzati, quindi noi li andremo a selezionare e a cancellare, a far modo che così la canzone parti subito. Ok. Ecco qui. Adesso noi andremo a inserire, sempre con il Nexus, nell'altro path, il nostro pattern 2. Eccolo qui. Eccolo qui. Andremo a inserire, diciamo, le percussioni. Adesso noi, non lo so come volete remixarla questa canzone. Io preferisco l'electro. Ecco qui, andiamo a trovare sul nostro Nexus le percussioni. Ecco qui, e andremo a sentire il suono che più ci piacerà. Per esempio. Ecco qui. Adesso selezionata il nostro. Ecco qui. Andremo a modificare questi parametri. Adesso possiamo amplificare il suono, la riverbero, il display, quindi il daily, il nostro faster filter, il filter modificator. Adesso noi diciamo per ascoltare la traccia separata possiamo far modo che si senta su una cassa e sull'altra. Ecco qui. Notate il display in cui si alterna, però noi lo mettiamo al centro per una qualità sonora migliore. Adesso il cutoff lo mettiamo un po' diciamo sui 45 e il res lo mettiamo sempre a 45. Ok, adesso apriamo il nostro la nostra tastiera. Eccola qui, in cui noi andremo a inserire la nostra traccia. Ecco qui. Adesso, noi useremo la chiave B5, perché, diciamo, è un suono più, diciamo, più udibile. Quindi, per prima cosa, abbassiamo il volume del basso, perché sennò non riusciamo a sentire. Non riusciamo a sentire la voce sotto o la base modificata col MIDI. Ecco qui, con questa manopola. Adesso riapriamo la nostra tastiera. Ingrandiamo la nostra playlist, già creata con tutta la canzone, però noi adesso sentiremo solo questo pezzo. Quest'altro lo possiamo anche tagliare e cancellare. Ok. Ecco qui, questo è il nostro pattern dove verrà visualizzato dei mattoncini verdi con la base. Ecco qui, lui adesso ci dice che possiamo utilizzare il G5. Adesso allunghiamo il suono facendo in modo che, che la nostra traccia sia molto udibile e in sincronia. Ah, ok, adesso facciamo ascoltare. Ecco qui. Adesso notiamo che c'è un po' di margine, quindi andremo a spostare il nostro pattern sulla traccia. Adesso sentiremo che sarà più udibile. Ok. Fatto questo, non vi auguro buon lavoro e state attenti a far in modo che le tracce siano sincrone. Arrivederci.